Secondo episodio per delle regole, o meglio dei consigli, per tenere la tua voce sempre fresca e pronta a cantare e a parlare. Ricordati di attuare sempre un riscaldamento vocale prima di qualsiasi performance, anche la mattina quando devi cominciare a parlare con le persone. Prenditi un po' di tempo per riscaldare un po' la tua voce, mettere in moto proprio il tuo strumento vocale. Mai forzare la voce a freddo. Insieme a questo riscaldamento cerca anche di abbinare quello che è l'attacco pneumofono-articolatorio corretto, ovvero l'insieme, l'allineamento tra respiro, la nostra voce e i nostri risuonatori e i nostri articolatori. Dopo aver sostenuto la voce in una performance cantata, soprattutto, cerca sempre di attuare quello che è il raffreddamento vocale, quindi dei glissati che scendono, delle note che ti riportano la voce al tuo stato normale, alla tua voce parlata. Evita di schiarirti la voce, fare del malmenage o del surmenage non ti è utile, anzi, ti crea ancora più difficoltà. Evita anche di fare dei réglages come questi. Non vanno bene. Proprio falli se è proprio necessario farli, ma evitali il più possibile. Proteggi la tua gola dal troppo freddo, soprattutto in questa zona qui centrale. Evita di bere bevande troppo calde o troppo fredde. È meglio una temperatura normale o ambiente, o leggermente tiepida. Evita di stressarti troppo e se senti che durante la giornata il tuo stress aumenta, prenditi qualche minuto per meditare, rilassarti o respirare. Il sonno è importantissimo. Cercare di dormire bene le 7-8 ore, 6 ore che siano che dormi la notte devono essere di altissima qualità, proprio perché durante la notte le tue corde vocali si rigenerano. Cercate di fare una visita foniatrica almeno una volta l'anno, ogni 2 anni o quando ne sentite il bisogno. Non andate oltre 2 anni se usate molto la voce. Questo vi permette di stare molto più tranquilli, rilassati e soprattutto di essere sempre sotto controllo per tutto quello che state facendo. Ed infine, fatti seguire sempre da un ottimo coach. I coach sono il vostro specchio, coloro che vi guidano e vi aiutano ad arrivare ai vostri obiettivi. Fammi sapere che cosa ne pensi di questi consigli qui sotto nei commenti. Continua a seguirmi qui su TikTok, se ti va anche sul mio canale YouTube e sul mio canale Instagram.